Cari colleghi e care colleghe, bentrovati. Io mi ricordo che in un noto settimanale enigmistico c'era una rubrica che si intitolava, forse c'è ancora, Forse non tutti sanno che. E mi viene in mente questa rubrica perché forse non tutti sanno che molte delle dichiarazioni precompilate che l'Agenzia delle Entrate si accinge a trasmettere relative al periodo d'imposta 2020 saranno errate da parte dell'amministrazione finanziaria. Mi spiego meglio. Se voi andate a leggere le istruzioni alla compilazione del modello che gli amministratori di condominio hanno dovuto trasmettere all'anagrafe tributaria per dare conto delle spese sostenute per gli interventi sulle parti condominiali agevolate al 110%, in quelle istruzioni voi troverete che gli amministratori hanno dovuto, perché il termine ormai è espirato il 16 marzo scorso, hanno dovuto trasmettere all'anagrafe tributaria l'ammontare delle spese sostenute ripartite per ogni singolo condomino, in base alle quote parti millesimali, anche delle detrazioni che in realtà poi sono state oggetto di cessione o di sconto in fattura. Quando un contribuente opta per la cessione o per lo sconto in fattura di una detrazione fiscale come il 110%, è ovvio che poi le istruzioni della dichiarazione ci dicono che nulla devo andare a indicare perché ho trasferito il diritto a detrarre quelle spese a un terzo soggetto. E allora perché l'Agenzia delle Entrate ha chiesto agli amministratori di condominio di comunicare lo stesso queste spese, ripeto, per ogni condomino in quota parte, anche se queste spese, essendo state oggetto di opzione per la cessione del credito, per lo sconto in fattura, in realtà poi nelle dichiarazioni precompilate non devono essere, o soprattutto nelle dichiarazioni quelle non precompilate, quelle che poi i contribuenti devono trasmettere, quella detrazione, quella quota, quella prima quota di detrazione spettante per il 2020 non deve essere indicata. Francamente non lo so, non credo che sia per un'esigenza di alimentare l'anagrafe tributaria che già è subissata di dati spesso non utilizzati, anche perché poi lo stesso modello per la comunicazione della cessione o per lo sconto in fattura è già in anagrafe tributaria, quindi sono informazioni che non servono. Non so dirvi il motivo, so dirvi però che così facendo le precompilate delle persone fisiche titolari di quote millesimali di quei condomini avranno nel loro modello precompilato una quota di detrazione relativa alla spesa 2020 per il 110% che non gli spetta. Quindi il loro precompilato è sbagliato ed è sbagliato a favore del fisco, nel senso che se non si interviene per correggere, per eliminare quella detrazione, il modello evidenzierà un maggior credito IRPEF, un minor debito IRPEF e quindi subirà poi una rettifica con tanto di sanzioni, una sorta di trappola. Io vi ho avvisato, ognuno poi prenderà le sue precauzioni. Prima era forse non tutti sanno che, ora almeno chi ha visto le pillole e ha avuto la pazienza di ascoltarvi fin qui sa che dovrà prestare attenzione nel caso in cui gli dovesse passare sulla scrivania o meglio sul viro del computer un 730 precompilato di un contribuente di questo tipo. Al prossimo appuntamento, grazie a tutti.